Allora Stefano, tu nel film Lift che è disponibile su Netflix, una produzione internazionale diretta da F. K. Gray, tu interpreti un carabiniere italiano che tra l'altro ha il tuo stesso nome ed sì. è specializzato in tutela eh, dei beni culturali. Sì. Parliamo di questo personaggio che eh, fa parte di una vicenda molto, molto noir action, direi, dove tra l'altro sì. l'antagonista è Jean Renault. Sì, sì. Allora, innanzitutto sì, il fatto che il personaggio prenda il mio nome dipende un po' dal fatto che inizialmente eh, io ero stato scelto, il provino che avevo fatto, insomma, era per un piccolo ruolo, erano sai, due o tre pose, quindi due o tre giorni di lavoro, eh, quindi inizialmente il personaggio nominato come Italian Agent, eh, molto più genericamente, eh, doveva essere presente solo nelle scene, nelle scene veneziane. E dopo il primo o secondo giorno di riprese, mh, mi arriva una telefonata alla mia gente che mi dice: Guarda, che eh, sembra che vogliano sviluppare il tuo personaggio a Trieste. Due ore dopo mi richiama e mi dice no, guarda il tuo personaggio andrà anche a Belfast e poi a Londra negli studios, anche io, io ho detto aspetta un attimo cosa sta succedendo no? <ride> e, e il, giorno dopo, il giorno dopo ho incontrato di buon mattino, eravamo dentro la scuola grande di San Rocco, me lo ricorderò insomma credo finché campo, e dentro la scuola grande di San Rocco è venuta Odricion che è una delle, delle, delle produttrici del film prima, per spiegarmi che, appunto, avevano deciso di sviluppare il mio personaggio e da quel momento in poi il mio personaggio eh, ha preso il mio nome, quindi è diventato questo carabiniere italiano che si occupa di tutela eh, dei beni culturali. Di, di, nome, di, di nome Stefano, questo esatto. con mio, mia grande gioia, mia grande sorpresa. Poi è arrivato Gary con il suo immancabile sorriso, perché non gli è mai mancato il sorriso. In, insomma non, non me lo ricordo non sorridente diciamo io sono stato con loro tra una cosa e l'altra diciamo un mese ecco un mese di avventura per me è stato l'Ift e abbiamo provato le battute insieme insomma lui è stato subito insomma molto molto accogliente questo l'avevo già capito il primo giorno che l'avevo incontrato però poi è nato un bel legame tra di noi, perché in un certo senso lui ha letto anche la mia, così, la, la mia sorpresa, il fatto che, insomma, sicuramente quando ti succede una cosa del genere, sei travolto da una cosa anche un pochettino più grande di te. Ecco, quindi, <ride> quindi il mio personaggio poi si è determinato anche molto a livello di carattere diciamo di, di, di carattere si è determinato anche in base un po' alle mie sensazioni al, al mio vissuto proprio nel set quindi è questo carabiniere è buono che viene in un certo senso anche lui travolto da, da, da un'operazione mastodontica più grande di lui con esatto. questo capo super austero che è Axley cioè il mio amico Sam Worthington ehm, Insomma, è, è il desiderio di fare bene quindi il desiderio di fare la cosa giusta lo porterà anche a essere a suo modo, diciamo, determinante. Eh, diciamo in una delle scene sì, nella scena finale, insomma, in una delle scene finali del film. Ecco. Che esatto. è Ma non spogliamo per chi non l'ha visto No, vista. infatti, lo spoileremo, però appunto la linea narrativa del personaggio ha inizio, come hai ricordato tu, a Venezia e in queste scene tu affianchi. Gugu Bataro, sì, assolutamente, Gugu, attrice straordinaria. Io ho una stima, un'ammirazione infinita per, per, per le sue veramente qualità, eh, qualità artistiche. Si vede che è un'attrice che viene dal teatro, che insomma un po' ha mangiato il pane Shakespeare, direi, eh, perché la sua formazione è, è, è teatrale al cinema anche lei insomma è arrivata dopo e questa cosa si si, si vede si si mi piace molto il fatto che prima delle sue parole parlano i suoi occhi ecco io ho, ho questo ricordo delle, delle scene insomma che abbiamo girato insieme ero molto colpito da questo mi piaceva molto e sai recitare insomma con bah, attori, attrici attrice in questo caso così ti aiuta insomma a volare abbastanza alto insomma. Eh. E poi lei è una bellissima ragazza di origini inglese, di origini africane, sudafricane, sì. e, e che tra l'altro si sta vista anche in altre in altre produzioni. Ad esempio, il Loki, io, per esempio, della Marvel. Sì, io l'avevo vista anche in The Morning Show, che è una serie deliziosa, <ride> molto molto bella. L'avevo vista anche lì. Ehm, insomma, sì, eh, e qui, e qui diventa protagonista assoluta, insomma, assieme a Kevin Hart, che è un altro bellissimo personaggio. Kevin, tutti attori straordinari. E infatti, ti chiedo a te, come ho chiesto anche poco, poco tempo fa a Andrea Bruschi, proprio recentemente, eh, come sono questi set eh, cinematografici internazionali? Perché eh, noi ce li immaginiamo come qualcosa di anche lontano eh, da noi, da noi italiani, solitamente. Speriamo sì. fosse questa idea, che fosse anche uno stereotipo, ma non, non so che cosa ti ha detto il mio collega. Diciamo io, io, guarda, non ero nuovo da una parte perché avevo fatto anche la Vinde Villa diretta da Mark Steven Johnson, eh, dove facevo questo buffo capo della polizia di Verona e avevo lavorato con Tom per Kid Graham um, Infatti, però io non ho perché non è la tua prima esperienza, no? Prima non, sì, beh, diciamo la prima è stata la Vinde Villa, però. Però sai, Lift ha la differenza di essere un film un pochino più mastodontico rispetto a quell'altro, per cui lì percepisci come dire la, la, la magnificenza e la, la magnitudo proprio no? eh, eh, anche produttiva no? in un certo senso. Eh, questo da una parte, dall'altra eh, ecco mi viene da dire... Il tempo che loro utilizzano. Rispetto ai setti italiani dove c'è più frenesia, questo non è assolutamente, non, non vuole essere un giudizio negativo, è eh, perché talvolta la frenesia e l'improvvisazione possono portare, come dire, a creare cose altrettanto interessanti. Però lì ecco, ci si prende proprio tutto il tempo di portare a casa una scena, di ragionare una scena, di lavorare. Eh, con il regista e poi anche assieme ai tuoi colleghi, cosa fondamentale, perché poi alla fine la scena la fai in due, in tre, in quattro, insomma, dipende dalla scena. Però ecco, quindi il tempo, io, la prima cosa che mi viene da dire è, è questo: è il tempo, e poi. Mh, Guarda, nel caso di Gary, assolutamente la sua enorme curiosità e desiderio di scoprire, di scoperta, eh, credo senza di questo non mi sarebbe capitata questa bellissima opportunità, eh, che prima di tutto è un'opportunità di crescita perché... Poi sai eh, recitare in inglese l'inglese è una lingua dritta, questa è una cosa che mi fa impazzire, mi piace da morire. Quindi puoi mettere tutte le. Adesso faccio un discorso più tecnico, magari non gliene frega niente a nessuno. Però per, per gli attori diciamo. Eh, puoi mettere tutte le, tutte le intenzioni in testa alla battuta, no? Rispetto alla nostra lingua italiana, che è bellissima, però insomma ha una struttura un attimino più diversa. Eh, io, boh, insomma mi è, mi è piaciuto proprio molto ecco quindi il tempo la curiosità poi si sì, hanno comunque sempre la gioia e il piacere di averti lì di ringraziarti uh, thank you to be available for this project thank you for your time è, è un'attitudine etica del lavoro che aiuta tutti, tutti dico tutti veramente fino alle comparse, che sono utilissime, eh, a lavorare molto serenamente, molto bene, senza stress. Ed, eh, io amo lavorare così, per cui figo! <ride> questi discorsi è no, eh, importante perché poi eh, le interviste video di suggestione di press non sono seguite solo da appassionati, ma anche ragazzi che studiano recitazione, quindi questo video okay, per... sarebbe come. Benissimo, benissimo. Quindi so, chi lo ascolterà so sarà molto contento di sentire queste cose che hai appena detto. E voglio ricordare, cosa importante, che tu sei l'unico italiano del cast, assieme a Martina Avogadri, che interpreta eh, la leader di Leviathan, che è questa Leviathan, organizzazione criminale di hacker che poi ha uno scontro proprio con Jean Renault. Sì. Assolutamente, è, è successa questa cosa molto bella per cui con Martina ci siamo incontrati a Trieste e, e quindi ci siamo, dati, ci siamo dati una mano a vicenda insomma, no? ad affrontare questa grande avventura anche perché anche per lei eh, man mano cambia, sono cambiate delle cose, sono state, è stata aggiunta una scena molto bella che c'è nel film... E io, io avevo un bel un bello stato di ansia. Lei vive a Londra, quindi l'inglese lo, lo, lo parla correntemente, e, e quindi mi ha dato personalmente una grossa mano. Ma insomma, credo ci siamo supportati a vicenda in questa avventura. Poi ci siamo rincontrati a Londra quando abbiamo girato negli studios. E quindi, e quindi è nata, nata un'amicizia, una stima reciproca, è molto, molto bello questo. Molto bello questa cosa che è successa. Assolutamente, E sarà bello poi vedervi all'opera in questi ruoli perché è un film che è sicuramente molto interessante. Appunto, Lift. E voglio ricordare l'idea, altre due spese che tu eh, ti dividi fra questo genere di set internazionali. Infatti, dopo no, parleremo anche di Rovinde Villa, però hai fatto anche delle bel, bellissime produzioni italiane, voglio citare, e soprattutto per, per me, Alberto Sordi, per la Egiero Gamafredi dove interpretavi Corrato, e, e il docufilm Alnondo a Mondadori, I Libri per cambiare il mondo, di Francesco Miciche, a fianco di Michele Placido, dove interpretavi Giorgio Mondadori. Michele Placido e il mio amico Flavio Parenti, aggiungo, bravissimo attore. Sì, Flavio eh, è stato dato però... ospite anche lui qui a suggestione di Ah, sì, ecco. Sì, sì, Lo saluto te. allora. Ciao Flavio. Eh... <ride> sì, eh, sono stato fortunato. A... Allora, partendo da Alberto Sordi, no? ti dico ma, eh, tu, no? da Messinese: ma sì. chi l'avrebbe detto mai che un Padovano avrebbe fatto Corrado? Già, perché Corrado era romano di Roma, certo. Era romano di Roma, sai che era nato nel mare, ma insomma era, era romano, no, de Roma. E quindi è capitata questa cosa molto bella, eh, sai, lì è di peso dal fatto, intanto la somiglianza da una parte perché anche Corrado da giovanissimo era eh, i capelli neri, moro, con gli occhi azzurri, peraltro, adesso tu mi vedi così con la barba, ma insomma sbarbato. Un volto un, un attimino più antico, tra virgolette, diciamo che insomma si avvicina, eh, si avvicina molto a quello di, 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 di Corrado Mantoni. E l'altra cosa che ci ha fatto fare bingo è il fatto che eh, io da bambino ero un imitatore piuttosto bravo, molto più bravo di adesso, che invece un po' sta roba l'ho persa. Però Corrado beh, insomma, aveva, come tu sai, una voce particolarmente, no? ecco, eh, una voce tutta sua, quindi non è stato difficile appunto, avvicinarsi anche da quel punto di vista. E quindi poi Luca, eh, beh, insomma, Luca si è convinto subito di questa cosa. Per cui è stato molto bello ecco, come posso dire, eh, portare Corrado Mantoni. Ad omaggiare eh, Alberto Sordi in quel bel biopic che Luca ha, ha diretto e pensato, sì. Tra l'altro, con un super cast. proprio di Eduardo Pesce che ha interpretato magistralmente, lo so, fino a tutti gli altri, Tiziana Cruciani, Lanciotti Alberto Paradossi, che sono stati ospiti qui, che hanno interpretato eh, Andrea Magnani. Eh, Fellini, c'era anche Lillo. Che faceva Lillo. Fabrizi. esatto. L'Illo Straordinario dei Panni di Fabrizi, c'è cioè veramente un super cast. Si sì, è esatto. stato un film importante perché, appunto, ricordava la figura di Alberto Soldi. E poi penso che l'abbia ricordato molto bene, cioè nel senso che io l'ho trovato un film per la tv molto delicato, molto rispettoso. E mi piace anche la linea narrativa di voler raccontare i primi vent'anni, cioè quelli. Per nulla scontati, ecco, di, 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 di un attore, di qualunque attore, no? la, 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 diciamo la gavetta, ecco, in quegli anni, vabbè, insomma, però la gavetta è sempre, è sempre tostissima. Per cui, secondo me, è una bellissima intuizione quella di volerci raccontare mh, non i fasti, ma come dire, le difficoltà, perché è un mestiere nostro. Pieno, zeppo di, 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 di difficoltà, esatto. di delusioni. Eh, come dice il mio amico Flavio Parenti, non so se l'ha detto anche a te, no? Eh, dice, insomma, prima di vincere un provino ne devi aver fatti almeno 50. Insomma, dico per dire, no? Non mi ricordo che quando parlavamo si parlava proprio di questo. Insomma, prima di arrivare al personaggio giusto per te, eh, eh, quanti provini, quanti no, quante scomparse da un momento all'altro, no? Esatto. Anche Ah, ma cavolo, sono interessatissimi, poi non senti più nessuno. Quindi ci vuole una grande tempra, questo lo dico per i ragazzi che si vogliono avvicinare eh, a questo mestiere, avvicinatevi con gran con passione sicuramente, eh, avvicinatevi con la coscienza di sapere che intanto ci vuole una scuola, punto primo, cioè non ci si inventa così da un giorno all'altro, e poi ci vuole una grande tempra, una grande, grandissima coerenza per fare questo mestiere, ma soprattutto una grande tempra. Eh, esatto. Spalle grosse, quindi. Eh, esatto. Non vi preoccupate se vi dicono di no. Questo è un messaggio importante eh, da dare a chi vedrà questa intervista, ai ragazzi che vogliono entrare questa questione, che come tu non è sempre eh, facile. Per quanto riguarda invece a Nono Mondadori cosa puoi dire? A Nono Mondadori ricordiamo Doku Film, produzione di Anele della mia collega mm. la Giorgiani che è una leader in sì. questo tipo di creazioni sì, sì, cinematografiche. Sì, assolutamente è guarda è stata una, una bellissima famiglia diciamo quella di, 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 del film di Francesco, è stata veramente una bella famiglia, ho incontrato un sacco di persone meravigliose e voglio ricordare una cosa, che il nostro uh, hire stylist, il nostro parrucchiere di set, Italo. Dipinto, ha vinto la settimana scorsa Lemmy Awards. Eh, Italo. Che poi è diventato so, una persona ci siamo fatti grosse risate. Insomma, nelle giornate di set, eccetera, è diventato, insomma, un buon conoscente. Ci sentiamo, ci siamo ho mandato le congratulazioni settimana scorsa insomma per questo giustissimo riconoscimento perché è un grande professionista eh, davide trani al trucco eh, tante altre bellissime persone che eh, lavorano dietro le quinte per cui ho voglia, ho voglia di partire da loro insomma per, per menzionare e poi ovviamente il la, la straordinaria, eh, aspetta, voglio aggiungere, eh, Magda ai costumi, Marta Fantozzi che è la sua assistente, tutte persone belle che ancora continuo a sentire, insomma, talvolta, e eh, non è scontato che questo accada sui set. E, e poi ovviamente devo ringraziare Francesco e la casting director che, insomma, mi hanno, mi hanno scelto, mi hanno voluto, perché ho avuto questa enorme opportunità di... di, 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 di Lavorare con, con il maestro Michele Placido, Michele è una persona eh, assolutamente generosa eh, nei confronti dei giovani. E, e poi ho incontrato un amico che è Flavio Parenti: prima non ci conoscevamo, è bravissimo attore. Quindi è stato molto, molto, molto bello. una cosa che ricordo con grande piacere. E poi, e poi parliamo veramente di, di un grande eh, della cultura italiana che è stato appunto Mondadori. Infatti, quello è stato è il, il film. Questo ti stavo stile. dicendo, diciamo, prima anche no, Fuori Onda che, che mh, appunto eh, è, 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 è un film importante perché eh, è, è, Arnoldo Mondadori ha portato di fatto eh, davvero la cultura in Italia. Quando, quando diciamo che quasi non ce n'era no? tramite i libri, cioè ha veramente insegnato alle persone a leggere e a scrivere tramite le proprie pubblicazioni, per cui, caspita, so, di gente come lui non, non ce n'è più. Chi abbiamo adesso? Gianluca Vacchi? Scusa ah. la battuta, ah. voglio dire, ah, per cui, no, eh no, per dire, no, vabbè, ci, ci sono anche adesso grandi imprenditori, però... Voglio dire, comunque, parliamo di un'impresa la sua che avviene nel, nell'immediato dopoguerra, cioè in un momento fondamentale della storia italiana. Ci vuole, insomma, ci vuole testa, ci vuole coraggio, ci vuole passione. Insomma, bello, un bel prodotto. E poi l'anno scorso ti abbiamo visto in un altro docu-film che è Raul Gardini, dove interpretavi Carlo Sama. Sì, eh, mi, ha, mi ha richiamato per, insomma, per questa partecipazione, perché poi di fatto è stata una partecipazione in cui ho interpretato questo Carlo Sama, che è un po' l'uomo che ha tradito poi Gardini, diciamo, ecco, non, 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 eh, sono stato contento di lavorare nuovamente con Francesco, perché penso che a questo punto significhi che la stima è reciproca. Sono stato contentissimo di lavorare con uno dei miei attori preferiti, che è Fabrizio Bentivoglio, perché, vabbè, te lo dico, io sono un appassionato dei primi film di Salvatore, per cui Marrakesh Express, capito, tourné, ecco, e, e quindi per me insomma, lavorare con Fabrizio Bentivoglio era insomma, un coronamento di un piccolo sogno. E, quindi bello, però appunto il personaggio di Carlos Sama. No, eh sì. ecco, non, non, non voglio aggettivare che se no mi no, Infatti, <ride> però lavorare per Giorgio Gia poi con un attore come Fabrizio Bentivoglio, con fuori classe. Per... Assolutamente, fuori classe. È un'esperienza eh. significativa. Prima di concludere col ricordo di uno dei tuoi maestri, questa intervista, voglio parlare... Proprio di Love in the Villa che hai fatto con la regia di Mark Steven Johnson. Sì. Come sta invece questa set internazionale? Ma molto divertente perché era una commedia. Poi io avevo questo personaggio un po' buffo, questo mh, capo della polizia di Verona, eh, così un po' un can che abbaia ma non morde. E poi ho avuto la libertà lì, di, di potermi inventare questo inglese con uno spiccato accento veneto. E Mark Steven Johnson, un altro mh, regista eh, insomma, straordinario, molto carino, molto disponibile. Anche Tom Hopper, un compagno di lavoro incredibile. E, mh, e lì c'è avuto la fortuna. La cosa carina che è successa lì è che il mio, diciamo, attendente, cioè insomma il poliziotto che mi portavo sempre dietro con me, no? perché sai che eh, quando si dice il poliziotto vanno in giro sempre di lui, eh, eh, è un mio carissimo amico, che è Francesco Wolf, che è un altro attore eh, veneto, Sono molto molto bravo, per cui anche lì poi alla fine è stato un po' come stare a casa, perché poi è vero, è una città bellissima. Sì, meravigliosa, meravigliosa eh. Bellissimo, bellissimo, si mangia da Dio a Verona, si beve ancora meglio. Sì, è vero, sì è vero, spero, Sì, Ci sono stato perché, addiati, no, di perché diciamolo, alla fine si fa anche questo, questo mestiere, noi lo facciamo anche per, per scoprire posti nuovi, poi a me piace mangiare, bere, per cui figurati quando mi dici: devi girare in un'altra città, io cioè, volo. Eh, volo per scoprire ristoranti e noteche. <ride> È giusto così, è giusto fare così. Quando si, ha, si hanno queste occasioni, naturalmente. Poi, infine, voglio chiederti per questa intervista un ricordo di una grande maestra del teatro che è stata la tua maestra, Rossella Falca. Rossella Falca, Mamma mia. Parliamo, parliamo. mi fai tornare tanto indietro, eh? mi fai tornare. Beh, guarda, Rossella Falche, vabbè, straordinaria attrice, straordinaria attrice del teatro soprattutto, ma ricordiamo che lei era anche in otto e mezzo di Federico Fellini. Eh, con lei è stata una, una masterclass che facemmo eh, durante il periodo dell'Accademia della Scuola del Teatro Stabile del Veneto. Venne queste, queste due per queste due settimane e, e ci cambiò abbastanza abbastanza la vita cioè lì insomma, capisci che cosa significa essere un'attrice questo lo dico soprattutto per le donne eh, in generale poi anche proprio il, il mestiere dell'attore ma un mestiere dell'attore di, di palcoscenico soprattutto eh, grande compianta Attrice insomma del, del, del nostro teatro ma anche, anche del nostro cinema, insomma perché ha offerto anche qualche, qualche grande interpretazione anche al cinema. Rossella sì. Falco. Esatto, io ho appunto messo soprattutto il suo lavoro con Fellini in 8 e mezzo, che è uno dei film che hanno fatto proprio la storia del cinema. Sì. Mi ricordo che avevo chiesto io, tutto timido, perché era un ragazzino, dico signora ma mi può dire come è stato lavorare con Fellini eh, guarda c'aveva questa cosa parlava parlava c'aveva un, un po' così parlava Mette, oh, tesoro mio guarda è passato tanto tempo e mi ha lasciato così forse non voleva essere infastidita e, e non mi ha raccontato niente mi <ride> sono rimasto malissimo eh. Eh. Eh, questo, sì questo questo poi ha sono sì, stato che l'atteggiamento degli attori fu del tempo, sicuramente. Sì, sì, sì. beh lei, lei faceva parte della compagnia dei giovani, poi ci ha raccontato, mi ricordo. Aspetta, adesso vedi, mo me l'hai detto piano piano come i vecchietti, mi vengono delle cose man mano, eh, lei, lei fu scelta per caso eh, per entrare in accademia, perché lei era questa bellissima ragazza, non mi ricordo se, se viveva i parioli o qualcosa del genere comunque. Eh. E lei tornava da una lezione di tennis. Mi ricordo, ci raccontò proprio questo. Quindi, in gonnellina, bellissima, splendida da, da giovane, era bellissima. E venne fermata da non, non, non mi ricordo chi. E poi fece il provino per entrare all'Accademia d'Arte Drammatica. E poi entrò alla, nella Compagnia dei Giovani, eh, insomma storia del teatro italiano: eh. assolutamente. La storia del teatro è chiaramente. I ragazzi che si approcciano a questo mestiere, devono conoscere. Eh, sì, bisognerebbe. Non so se c'è ancora qualcuno che le, 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 giustamente le racconta queste cose. Io mi ricordo che quando era in accademia ci facevano, vedere, ci facevano vedere i filmati con Salvo Randone, che recitava. Eh. Dici, Salvo Randone, uno degli attori più moderni. Ma più moderni che siano mai esistiti, eh... sì, ecco. eh, un'altra eccellenza, point... eh, un eccellenza Salvo Randò è tra l'altro mio collega regionale, siciliano. Assolutamente, che storico, anche lui ha fatto la storia del teatro. E assolutamente. Anche assolutamente, assolutamente. E per cui insomma, ci facevano vedere questi, questi filmati d'epoca, qui eh, tu rimanevi lì proprio a bocca aperta a guardare questi. Mostri del teatro, mostri del teatro. Noi ah. non lo so se siamo solo un'unghia di quella, di, di quella generazione, di quelle personalità proprio. Beh, so. magari qualcuno un giorno dirà questo appunto di voi, ecco persone che hanno lavorato con voi, chissà. Un po' dubito, però dai, noi ce la mettiamo tutta. Certo, dovete portare avanti quella grande tradizione d'attore. Ce la mettiamo tutti. Sicuramente io, diciamo, nelle cose che faccio a teatro sono stato ultimamente poi molto fortunato eh, perché ho lavorato con un grande maestro che è Walter Manfred, eh, che è un tuo eh, sì, concittadino sì, messinese, il sì. grande maestro del teatro a persona. Siamo tornati in scena, siamo stati in scena per sei anni con, questa, con La Cena, che è uno dei suoi spettacoli cult, eh, con un altro straordinario attore italiano che è Andrea Tidona, che è eh, siciliano ovviamente. Sì, sì. tutta in Italia lo conosce, ma tu da, da siciliano sì, lo conoscerai meglio sì, di me. Grandissimo, è grande grandi attore assolutamente. Caro amico, attore straordinario. Nel cast ci sono io, c'è un'altra bravissima attrice che è Chiara Condrò, Giulio Pampiglione, un altro bravissimo attore. E spettacolo difficile perché per 27 spettatori ambientato intorno a una grande tavola con il pubblico seduto accanto a noi perché è un thriller psicologico, familiare in cui, durante una cena, succedono. Delle cose pazzesche in cui non bisogna recitare, cioè noi siamo portati a non recitare, cioè nel senso non, non, non possiamo essere finti, ecco è, è stata un, una palestra incredibile per me, solo un grande genio come Walter poteva arrivare a, a pensare, diciamo, una tipologia di, di teatro come questa, no? Cioè con il... Pubblico, eh, proprio accanto, vicino proprio al, all'attore, così ha fatto anche con, con la confessione, con tanti altri lavori. Per cui oh, sono stato abbastanza fortunato di poter lavorare con delle persone che, 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 che hanno ben saldo in mano il testimone, diciamo, del, della storia del grande teatro italiano. Esatto, questa è una grande fortuna, infatti, proprio così. Grazie, Stefano. E ricordiamo appunto Lift che è disponibile su Netflix. Ovviamente, io consiglio ovviamente la, visione, la doppia visione perché può essere un bel confronto e confrontare la versione originale con la doppiata, no? Ma partite da quella originale perché mi sono fatto un mazzo così per recitare. In no, 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 non posso dire questo. Io faccio anche il doppiatore. Fate la doppia visione come vi suggerisce lui, ma partite da la versione originale perfetto. perfetto grazie Stefano e se vi è piaciuta questa intervista, se vi è piaciuta questa intervista ragazzi mettete mi piace sui social di suggestioni Presso Io ve la condivido sicuramente, mi sono molto divertito grazie Stefano